Allora, ciao a tutte ragazze, il video che farò oggi non sarà un video tag o comunque un video sul make-up, ma sarà un video completamente diverso. Parliamo di truffe. Allora, io 9 giorni fa avevo intenzione di prendermi un cagnolino, oltre al pitbull, e il cagnolino in questione, vi faccio vedere subito di che cagnolino si tratta, è questo qui. Quindi il Chihuahua Minitoy. Ora, questo cane qui, io parlo con questa ragazza qui di nome Alessandra Vera, detta Sara Monica, suora, che mi dice appunto che lei abita a Londra e appunto i cani vengono da lì. L'unica tassa che c'era da pagare era 165 € di biglietto da Londra, appunto a qui, dove sono io, e che il cucciolo sarebbe stato gratis, appunto. Quindi io mi interesso alla questione. Il giorno dopo appunto che il cane era già stato registrato a nome mio e quant'altro, viene fuori che praticamente c'erano da pagare, essendo che il tempo a Londra era cambiato, c'erano da pagare 610 € di gabbia termica per trasportare il cane da Londra appunto a Torino. Questi 610 € è la gabbia standard, essendo che appunto il mio cane, questo qua, appunto della foto, era piccolo, abbiamo pattuito per 300 € di cui 200 li ha dati questa Alessandra e 100 € ho dato io. Ci arriva il giorno dopo, quindi erano già passati 2 giorni, tolgo solo i miei dati. Arriva questa lettera, questa email qua, con scritto: gentili clienti, siamo lieti di informarvi che il vostro cucciolo è sano e in buone condizioni. Noi faremo del nostro meglio per il vostro cucciolo. Ha consegnato 100% sano. Il vostro cucciolo decollerà all'1 meno 10, sarà in arrivo in Italia alle 2:50. Verrà consegnata a voi a casa vostra alle 3:10, in modo che... Allora, praticamente questo dice che il cane sarebbe arrivato a casa mia alle 3:10 di sabato pomeriggio. Alle 3:10 chiamiamo perché il cane... scusate, alle 3:30 chiamiamo perché il cane non era ancora arrivato e improvvisamente come dire, l'agenzia chiude e non risponde più. Si fanno le 4, si fanno le 5, si fanno le 6, si fanno le 6 e mezza, quando improvvisamente questo qua dell'agenzia ci richiama dicendoci che appunto il cane è stato trattenuto all'aeroporto perché c'erano da pagare le tasse doganali che appunto erano di 165 €, che almeno che non avremmo pagato questi 165 €, il cane appunto sarebbe stato messo in quarantena e quindi io, visto che il cane ormai era intestato a me, avrei dovuto pagare una multa di 11.000 € quando è una grandissima cavolata perché non esiste. Comunque, a parte quello, per farci portare il cane a casa volevano questi 165 € che secondo loro erano le tasse doganali, quando le tasse doganali avevano chiesto erano di 50 €. Comunque, nel mentre arriva appunto la fotocopia dell'agenzia, quindi sembra abbastanza seria. Arriva poi, vabbè, questo è i due pagamenti fatti. Arriva poi questa email qua, che è appunto la Pate Airways, benvenuti in Pate Francia, e sarebbe... come si chiama? Sarebbe appunto la... ce la posso fare? Sarebbe l'agenzia che trasporta, appunto, si occupa dei trasporti degli animali. E volevo farvi vedere un particolare che poi si andrà a collegare al discorso di dopo. Allora, leggete bene l'orario. L'orario è 18:04, quindi le 6:05 del pomeriggio. Io arrivo appunto all'aeroporto di Caselle, erano le 7 di sera, ci avevano detto che se entro un'ora, quindi se entro
7:30, essendo che alle 6:30 si erano fatti sentire, entro le 7:30 non saremmo appunto andati all'aeroporto a prendere il cane, avrebbero rimandato il cane all'aeroporto, scusate, a Londra, quindi c'erano da pagare altri soldi. Non capisco perché mi fa le mani rosse sto computer. Ah, è l'ombra. Vabbè, comunque c'erano da pagare questi soldi urgentemente entro un'ora. Andiamo a caselle e io giustamente gli chiedo alla ragazza se avevano avuto, se appunto, scusate, c'era una cesta con appunto un cane che aspettava il pagamento. Questa ragazza molto gentile chiama vari reparti dell'aeroporto e praticamente tutti i reparti, compreso il reparto merci dove doveva essere il cane perché non era stato mandato in, non sarebbe stato mandato in un volo di linea, ma in un volo merci. Chiudono tutti quanti gli uffici alle 4. Mentre il Pet Airways, questo qua, chiude l'ufficio alle 3 il sabato, mentre tutti i giorni normali alle 7. Quando mi ha detto così, io mi sono illuminata, nel senso che io avevo questa in mano e la guardavo, la riguardavo. Poi ho guardato l'ora, ma è caduto proprio l'occhio lì, ho detto, scusate, com'è possibile che appunto l'agenzia chiude alle 4 quando a me mi è arrivata appunto un'email alle 6:05 e mi ha detto no, questa non è una nostra email. Ho detto come non è, mi fa, questa non è una vostra email, mi fa, vi hanno chiesto altri soldi per le tasse doganali e questa ragazza me l'ha detto senza saper nulla e io ci sono rimasta, ho detto sì, effettivamente sì. Mi fa quanti soldi gli avete dato? Ho detto guarda, se noi li avremmo dati 400 euro, 350. Mi fa, benvenuti nel mondo delle truffe, perché in una settimana 9 ragazzi sono stati truffati dallo stesso sito, dalla stessa persona e appunto con lo stesso cane. Ma la cosa peggiore non è in sé la truffa, cioè sì, è in sé la truffa. Ma la cosa peggiore è che quando poi questo qua dell'agenzia ci ha richiamato e noi gli abbiamo detto che eravamo appunto dalla polizia a far denuncia, lui ha detto fai denuncia, io non ho nulla da nascondere, quindi l'ha presa in giro e in più, con tutto che sapeva che noi eravamo dalla polizia, continuava a chiamarci tranquillamente e continuava a rispondere al telefono. Sono passati, appunto, dopo la truffa, sono passati 2 giorni. Ho riprovato per curiosità nuovamente a chiamare, lui nuovamente ha risposto. In più, sempre per appunto per farlo apposta, sono andata nel sito dello stesso cucciolo e ho visto che in 20 siti di cani, di Chihuahua, mini toy, c'è la stessa foto, che ve la voglio far vedere così non, per chi fosse interessato ai cani non prende fregature con lo stesso cane. Mi ha fatto vedere la foto. Ok, vi faccio vedere. Quindi il cane in questione è questo qua. Tutti quelli che vedete col collarino sono gli stessi di questa foto qua, di questa pagina qua. E la cosa appunto peggiore è che io facendo finta mi sono informato con un altro signore che ho visto che vendeva Chihuahua mini toy in Torino, io interessata gli scrivo perché ho detto se effettivamente lui ha questa cucciolata qui, io ci impiego 2 minuti, prendo la macchina e vado a vederli. Quando appunto mi dice che era a Torino, 10 minuti dopo si corregge dicendomi che lui appunto aveva i cuccioli a Londra, che era un missionario della Chiesa, anche lui, mi scriveva in tutte le email che Dio vi benedica, benedica tutti. E io queste cose non le posso sentire perché mi sembrano prese in giro, che poi in realtà erano prese in giro. E appunto diceva che ci sarebbe stato da pagare solo le spese di spedizione. Quindi fate attenzione a tutti i cuccioli su internet, soprattutto i cuccioli che arrivano dall'estero e preferibilmente non prendeteli neanche su internet, nel senso che o poi, vi dico, nel brutto di questa storia
C'è stato anche un lato positivo, nel senso che io su internet ho trovato un annuncio di sempre di Chihuahua, sempre in Torino, dove sono io, proprio a mezz'ora da dove abito io. Ho preso la macchina, sono andata a vederli insieme a mio padre ed effettivamente la cosa era reale, quindi è stata proprio una cosa. Pago, prendo il cane e via. E quindi, grazie a questa, diciamo, brutta avventura, in compenso, adesso questo amore qua, che tra l'altro non è un vero e proprio chihuahua, nel senso che i chihuahua sono piccoli, mentre questo qua ha 1 mese e mezzo, cioè guardate che zampone. Difatti verrà un chihuahua, è un chihuahua incrociato con un cane grosso, quindi verrà un bel cagnone. Fatti vedere. Pare che l'avete già visto in 2 miei video. Però guardate che bello che è. È un bel maschietto. E quindi. Quindi niente, ragazze, non fidatevi per nessun motivo. È veramente c'è uno schifo in giro. Spero che questo video vi sia utile e niente. Ciao!